Il Comune di Napoli tende la mano alla popolazione emiliana colpita dal sisma e promuove, in collaborazione con gli assessorati alle pari opportunità e al welfare, un progetto dedicato alle donne e ai bambini residenti nelle zone terremotate della provincia di Ferrara. Dal 1 settembre una quarantina di loro sono ospiti presso la struttura San Francesco a Mare Chiaro per un soggiorno vacanza organizzato fino a domenica prossima. Abbiamo inteso in qualche modo dire grazie a queste popolazioni che in questo momento stanno vivendo un momento, appunto, una fase di grande difficoltà. Ci auguriamo e speriamo che questa possa essere l'inizio di tante altri momenti di accoglienza per favorire il lungo, lento ma inesorabile oggi processo di emancipazione femminile. L'iniziativa, promossa in accordo con la provincia di Napoli e di Ferrara e dell'Udi di Ferrara, mira a ricambiare la solidarietà offerta dall'Emilia nel lontano 47 ai bambini napoletani. Con il contributo di Napoli Sociale, durante il soggiorno è prevista animazione per i più piccoli, trasporto a mare, visite guidate e la proiezione di un documentario che rappresenta anche un omaggio a Luciana Viviani e Miriam Mafai, recentemente scomparse. Credo che sia importante e significativo che in questo momento si ribadisca anche che l'Italia è una, e nei momenti di difficoltà e di crisi, come lo è certamente questo per la città di Napoli e per tutto il paese, proprio in questi momenti si deve concretizzare la solidarietà, come si è fatto con questa esperienza e come credo a partire da questa esperienza si potrà fare anche più diffusamente, meglio, per altri gruppi, per altre mamme, per altri bambini di quei territori che potremo accogliere nelle prossime settimane.